transizione, quindi ambiente, caporalato, ma anche lavoro. L'agricoltura è un po' un filo conduttore di tantissimi temi su cui voi come Partito Democratico vi state impegnando molto, no? Oggi avete fatto una panoramica molto interessante. Oggi abbiamo voluto mettere insieme appunto tutti questi elementi per dare una fotografia del paese avendo un focus appunto particolare sul mondo agricolo, e devo dire che i numeri che sono stati portati al tavolo hanno appunto fotografato una situazione che deve dare quella prospettiva al paese per mettere a terra delle politiche concrete. Noi purtroppo questo non lo vediamo da questo governo che affronta le emergenze ma non dà appunto delle risposte strutturali, risposte che come Partito Democratico abbiamo sempre fornito in emendamenti, ordine del giorno, ma anche proposte di legge. Noi abbiamo affrontato da poco il decreto agricoltura, un decreto omnibus che ha racchiuso al proprio interno tante, diciamo, di queste emergenze, ma ripeto, quello che noi vogliamo è dare risposte strutturali al paese. La situazione che è stata oggi presentata da Istat piuttosto che da Ismea mette ancora in evidenza purtroppo realtà che faticano ad andare avanti, un gap che ancora esiste tra nord e sud, i giovani che faticano a decollare e anche ad insediarsi nel mondo agricolo. Ecco, noi riteniamo che oggi servano veramente risposte. Non ultimo sul caporalato abbiamo ripreso l'argomento, perché la legge che porta il nome di due nostri, di un ex parlamentare, di un parlamentare, Martina e Orlando, che dovrebbe vedere la piena attuazione, e oggi così non è, e quindi abbiamo chiesto che appunto venga messa in atto, ma anche abbiamo dato un'ulteriore soluzione, che è quella del DURC in agricoltura. Può sembrare un appesantimento burocratico, ma di fatto potrebbe essere lo strumento per le grandi aziende per arginare il fenomeno.